Sono nato e vivo a Rimini, è una città famosa per il turismo balneare, ma ha in realtà una storia molto antica, risalente all'epoca romana. Ad esempio, questo ponte ha esattamente 2000 anni, fu completato nell'anno 21 dall'imperatore Tiberio e da allora ha sempre fatto parte della vita della città. Anche io lo attraverso quasi ogni giorno per raggiungere il centro storico, infatti. È una grande opera di ingegneria, nata per una funzione molto concreta, ma insieme un'opera d'arte per la sua serenità e bellezza. E vorrei usarlo come metafora di quanto in Italia arte e design, antico o moderno, facciano parte da sempre della vita quotidiana, sia nelle città che nel paesaggio, e nel mio caso di come si compenetrano in modo del tutto naturale, di come l'attività artistica sia il proseguimento per me di quella di designer. Mi chiamo Stefano Tonti, sono un graphic designer, ma collateralmente a questa attività professionale che ha necessariamente i suoi vincoli, mi è sempre piaciuto anche esprimere una visione più libera, più artistica. Per questa attività utilizzo soprattutto delle rappresentazioni di oggetti molto quotidiani, anche anonimi, oppure immagini anche molto note ma già acquisite, ecco, all'immaginario collettivo, che rielaboro o decontestualizzo oppure accosto in modo inatteso per arrivare a fargli raccontare delle storie, ecco, delle storie diverse da quelle che normalmente ci vediamo tutti i giorni. Oppure a volte le opere sono realizzate effettivamente con oggetti reali, e, come questo panino fatto di spugne sintetiche, come vedete, che ci racconta di quanto le microplastiche siano diffuse nell'ambiente e di quanto noi spesso le ingeriamo senza neanche rendercene conto. Oppure questo cubo di Rubik al quale ho applicato delle puntine da disegno per dare anche qui la metafora di come sia complicato e a volte doloroso fare stare insieme i pezzi delle nostre vite.